Gasamart, allora ragazzi, e benvenuti in questo nuovo video. Siamo qui a Silverstone. Allora, prima di iniziare con questo video, dato che in questo vi farò vedere solo Silverstone. Allora, oggi registrerò un bel po' di episodi, forse finirò addirittura la Moto 3. Dopodiché ci sarà un attimino di pausa, farò la Moto 2, io da solo, e poi vi farò vedere la MotoGP. FIFA uscirà lo speciale, non so se è già uscito, mi pare di sì. Anche lo speciale comunque XXL di MotoGP, quello della carriera di FIFA, e poi continueremo appunto con questi episodi. Oggi siamo a Silverstone, una pista che io non amo, anzi, non ho mai fatto grandi traguardi, non ho mai avuto grandi traguardi qui, mai grandi posizioni, comunque, posizionamenti. Però ho fatto le qualifiche. Le qualifiche non le ho fatte ora, in questo momento mentre sto registrando, le ho fatte ieri, sapendo già di avere molte, molte, molte difficoltà. Piove, potrebbe essere un punto a favore. Le qualifiche ho utilizzato quasi tutto il tempo che ti danno le qualifiche, no? Quindi una trentina di minuti. Allora, una trentina di minuti avrò fatto 10 giri, 5 dei quali sono caduto, quindi tempo fuori. In 4 dei rimanenti giravo 2-3 secondi più lento. Nell'ultimo giro, ne mancavano ancora 2-3 al massimo, potevo ancora farne. L'ultimo giro ho preso la scia di Binder, che è finito primo lui. Ho preso la sua scia per tutto il giro e sono finito secondo. Però questo secondo posto è un po' bugiardo, quindi io per questa gara punterei ad arrivare almeno nei primi 10 per non. Un altro Gran Premio di Gran Bretagna. Eccoci qui in partenza, casco a tema, ricordiamo, qui in Inghilterra fa abbastanza freddo, cerchiamo di partire subito veloci, tanto sappiamo che arrivare primi è pressoché impossibile, ve lo dico io, però cerchiamo almeno di prendere un po' di distanze per arrivare almeno nei primi 10. Se riusciamo ad arrivare almeno nei primi 10, forse il campionato, diciamo che possiamo ancora dire la nostra. Anche perché dopo arriva Misano, dopo arrivano delle piste che comunque io vado, ma in questa proprio zero. E infatti si vede qua già mi superano Bulega, Quartararo, e là davanti c'è Binder, questo non va assolutamente bene. Fenati dove sei è dietro. Non c'è nessuno che può contrastarlo là davanti. Il bagnato potrebbe esserci d'aiuto, però se la pista non mi è simpatica, non mi è simpatica, però comunque col bagnato potremmo anche arrivare abbastanza avanti, mamma. Qui sbacchetta sempre dietro. Qui sbacchetta sempre dietro la mia moto, il posteriore. Dobbiamo stare attenti perché col bagnato è un attimo. Col bagnato è un attimo, non te ne accorgi nemmeno che cadi. Qui siamo passati intanto sul vecchio rettilineo. Sono tutti dietro, che accaniti. Quei due là invece stanno scappando, noi cerchiamo di andarli a prendere, anche se sappiamo che non durerà molto. Qui una curva brutta potrebbe portarci proprio fuori, infatti fuori lotta. Infatti Quartararo ci supera, forse c'è un contatto, attenzione, però noi riusciamo a sorpassarlo di nuovo. Andiamo addirittura fuori sul cordolo, qui c'è un gran rettilineo e poi dopo c'è una staccata micidiale qui che non so mai dove frenare, forse qui sì. Un po' lento. Un po' lento e un po' largo addirittura. Andiamo sul cordolo. Attenzione, quei due là sembrano imprendibili. Anche un terzo posto comunque sembra impossibile, perché se ora sto tenendo. A parte che il tracciato è lungo. Abbiamo appena superato il primo giro, ne mancano ancora due. Da ora proprio che non va, non va, non va. Quindi ecco qui che mi superano tutti, mi supera tutta la massa. Non va, non va.
Io, come vi ho detto, cerchiamo di arrivare almeno nei primi 10, qua soprattutto queste curve qui non le sopporto, questo cambio di direzione qua, fa lungo, mamma mia, c'è il rischio anche di cadere quando fai queste cose qua, quando fai queste manovre un po' strane. Qui siamo usciti abbastanza bene, siamo 13esimi, pensate voi. Brutto contatto qua, brutto contatto, ma riusciamo comunque a stare in sella e non far cadere nessuno, mi raccomando, state in piedi. Qua freniamo, 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 qui che sennò io vado sempre lungo. Oh, si impenna la moto, si impenna la moto, mamma mia. Abbiamo preso in pieno il cordolo e la moto si è impennata, adesso possiamo andare. Adesso possiamo anche andare, dobbiamo cercare assolutamente di prendere quelli là davanti. Se no la gara potrebbe prendere una piega indesiderata, anche se comunque sapevamo che non era facile qui a Silverstone. Lungo, sempre lungo su sta curva, sempre lungo su sta curva. Mi serve uno davanti, dobbiamo avvicinarci, perché mi serve uno davanti che mi dia il tempo per frenare la traiettoria, insomma, come ho fatto nelle qualifiche, se no, come potete ben vedere, giro molto più lento dei primi. Tanto dietro abbiamo Di Giannantonio. Davanti c'è terzo Mir, quarto Bulega. Immagino primo Binder. Adesso usciamo dal rettilineo, usciamo veramente molto lenti. Quindi anche qui le speranze saranno pochissime, però c'è ancora un giro. C'è ancora un giro, ci sono ancora 2 minuti e 20 circa per stare qui e sperare di prendere quelli là davanti, sperare di prenderne almeno qualcuno. Fenati quarto, non va bene, non va bene, perché vuol dire che Binder è primo sicuramente. Qua premiamo. Danilo, mamma mia. Sanno usare le ascelle pure lui. No, Danilo, sono qua davanti, stai tranquillo, fai senza guardare dietro. Che tanto sono qui davanti. Ok, qui c'è un gran rettilineo, noi andiamo anche a loro. Però quelli là davanti sembrano imprendibili. Undicesima posizione credo che sia la nostra posizione finale. A meno che non succeda qualcosa. Mancano ancora 2 minuti. Più di 2 minuti di pista, di tracciato, quindi succede ancora di tutto, per carità, però ci credo ben poco di prendere quelli davanti. Poi se ne allarghi così c'è Danilo qui, allora la bagarre sarà con Danilo per l'undicesima posizione. È una gara così, è una gara così. Qui lo infiliamo e adesso mancheranno ancora un po' di curve. Mamma mia, bella bagarre però. Qua vado sempre largo, questa volta invece sono stato dentro, un po' lento però ci sono stato. Qua si impenna la moto, si impenna la moto. Si impenna la moto, teniamo almeno l'undicesima posizione, eh? Almeno l'undicesima posizione, ci prendiamo quei spiccioli di punti. Però teniamola. Teniamola, Locatelli. Locatelli, stai fermo. Stai fermo, Locatelli. Hai fatto una gran gara al Sachsenring questa domenica, mi pare, sì. Però adesso stai dietro perché non devi esagerare. Devi esagerare anche perché l'undicesima posizione forse è la nostra, forse 12. No, abbiamo superato qui però, 13esimo, abbiamo superato proprio all'ultimo, sono andato larghissimo. E niente, lo sapevamo che era un'agonia questa gara, lo sapevamo. Lo sapevamo, adesso siamo quarti in campionato, siamo a meno 55 punti. Beh, vincerlo ormai credo sia impossibile. Arriviamo almeno nei primi tre, cerchiamo di arrivare almeno nei primi tre. Comunque complimenti a Bastianini che sta facendo un gran mondiale.
insieme a Fenati. Da Fenati me l'aspettavo, da Bastianini un po' meno. E adesso sentiamo cosa ha da dire. Hanno cambiato la Girando tipa. parecchio nel paddock. Ci sono dei team che sarebbero felici di averti con loro. In lista team trovi tutti i dettagli. Ok, ci sono dei team. Comunque rimango qua io. MotoGP, vediamo chi ci abbiamo. Ci abbiamo le Stare della Galizia. Quella di Jackass Miller, questa. E poi, vabbè, io in MotoGP comunque, se comunque non mi arrivano ancora, se non mi arriva ancora l'offerta della Yamaha o della Ducati, io punterei alla Suzuki, che mi piace molto. Mi piace molto anche Vinales, a me, quindi la Suzuki mi piacerebbe. Oppure la Pramac con Danilone. Sì, direi quelle due lì, se non mi arriva l'offerta dalla Yamaha, ovviamente. Quindi vabbè, facciamo non cambiare ovviamente per ora, perché non mi va di cambiare proprio adesso. Ecco, adesso c'è Misano, io vi saluto, vi tengo questo episodio un po' così così e ci vediamo direttamente a Misano. Quindi Misano sarà uno speciale, infatti se vedrete anche la copertina sarà diversa dalle altre, sarà proprio una copertina a parte per Misano. Per il circuito di Marco Simoncelli ci sarà anche un casco, come vi avevo già detto, dato che l'hanno introdotto quest'anno dedicato a lui. Noi ci salutiamo per ora, quindi vi mollo qua con una gara. Magari anche Misano sarà una gara, ma magari da Motegi, poi Motegi Phillip Island e Sepang, e poi Valencia, li faremo due e due, quindi speriamo. Io vi saluto, mi raccomando, gas a martello, ciao a tutti.